Per conto della Compagnia della Stampa presentiamo oggi questo volume che si chiama A tavola, intercultura solidale. La curatrice di questo volume è Anita Rubagotti, che è con noi per presentarlo. Intanto la ringrazio perché è una storia che riguarda i bambini, questa è una collaborazione multietnica, se non ho capito male. Sì. Vuole un attimo raccontarci il contenuto di questo libro e il titolo, come mai A tavola? A tavola perché abbiamo pensato che in un momento dove la tavola è protagonista, volevamo essere anche noi come Avis, perché io sono la referente scuola dell'Avis comunale di Orzinuovi e l'Istituto Intercomprensivo di Orzinuovi, volevamo essere protagonisti proprio nella tavola dei bambini. E abbiamo chiesto ai bambini di portare a loro volta una ricetta che loro gradivano. Il progetto qui si è diviso in due parti. All'interno della scuola le maestre, prese queste ricette, le hanno prese, provate, lette, i bambini hanno assaggiato i diversi ingredienti, i diversi sapori e si sono accorti che con gli ingredienti base in realtà tutti noi mangiamo le stesse cose. E all'interno di questo libro, se avrete l'occasione di acquistarlo e di sfogliarlo, vedrete che bambini di provenienza molto lontana hanno portato ricette del tutto simili. L'esempio è quello della torta di mele. Abbiamo una bambina della Bosnia e un bambino del Ghana che hanno portato proprio due ricette di mele, stesse ingredienti, due ricette, due torte completamente diverse. Andando avanti poi in questo lavoro, i bambini si sono accorti che tutti bevono il tè. E quindi dall'acqua calda e dalle foglie essiccate del tè, ognuno nella propria peculiarità, hanno visto che lo bevono. Abbiamo il tè all'europea con la classica bustina. Peccato però, sfuso non va di moda. Poi abbiamo il tè indiano, il tè marocchino e abbiamo la fortuna di avere un bambino che ha la mamma di origine uruguaiana e quindi ci ha portato l'erba mate. E quindi i bambini hanno avuto l'occasione di conoscere questi quattro tipi di tè. Questo è quello che è avvenuto all'interno della scuola. Invece noi come Avis Comunale abbiamo preso queste ricette e le abbiamo portate dalla dottoressa Lorini, che è il direttore sanitario dell'ospedale, del presidio ospedaliero di Leno Manerbio, dell'azienda ospedaliera di Genzano del Garda. Lei ha guardato queste ricette, ha dato dei consigli sul corretta, su come alimentarsi nel miglior modo possibile, quindi la corretta alimentazione, e poi ha preso queste ricette e le ha classificate dicendo ai bambini: questa è meglio che la mangi a colazione, questa è meglio che la mangi a pranzo, questa è meglio che la mangi a cena. E siccome i bambini sono molto golosi come gli adulti, abbiamo un grossissimo capitolo delle feste. Come sappiamo, la scuola, tutte le risorse sono molto limitate e quindi tutto l'introito del libro viene completamente devoluto alla scuola. Quindi insieme abbiamo creato questo prodotto, se mi posso chiamare il termine, questo libro che ha un veicolo umano e sociale per noi come Avis e per la veicolazione della corretta alimentazione. E in più un introito da devolvere alla scuola per scopi benefici. Possiamo dire in conclusione che è un modo intelligente anche per favorire l'integrazione etnica, visto che ormai le scuole sono una mescolanza di ragazzi provenienti da ogni provincia e nazione. Decisamente, è stato un progetto molto sentito e le insegnanti riferiscono che i bambini hanno lavorato insieme, provando, manipolando la farina e l'acqua, manipolando le diverse spezie e insieme si sono conosciuti meglio. La cucina unisce. La cucina unisce, rende allegri, rende felici e soprattutto rende più buoni. Per concludere, dove lo troviamo in vendita? Questo libro lo troviamo in vendita presso la sede Avis, che è aperta il giovedì sera. Di Orzinuovi, sì, che è centro presso culturale Aldo Moro. Presso la direzione didattica della scuola elementare, della scuola primaria, non si dice più elementare, mi spiace. La scuola primaria di Orzinuovi e presso una libreria che si chiama Libri a Merenda, sempre in Orzinuovi. Altra cosa importante che non sono riuscita a dire è che abbiamo avuto il patrocinio di Expo. Benissimo, perché è una cosa di grande vanto. Siamo a 100 giorni dall'inaugurazione Expo 2015. Sì. Io ringrazio Anita Rubagotti, vi ricordo A tavola, intercultura solidale, la Compagnia della Stampa.